Venditalia 2015 Special Edition è a fianco a Tutto Food, perché in realtà è all'interno della manifestazione Tutto Food, e nel padiglione di Tutto Food ci sono degli espositori che fanno parte sia del segmento Horeca che del segmento vending. Una di queste è Ferrarelle, un marchio tra i più blasonati e importanti e distribuiti nell'Horeca, che ormai da più anni è sempre più presente all'interno del segmento vending. Con noi c'è Alfredo Tabacco. Alfredo è il responsabile nazionale per l'Auto Home, che voi chiamate Away for Home. Sì, è una finezza, ma... che è un volto nuovo a tutti gli effetti per gli amici di VendingTV.it. Alfredo, nome, cognome, azienda e funzione. Sì, Alfredo Tabacco, di Napoli, responsabile vendite del canale Away From Home. E oggi gestisco appunto il canale, che si divide fondamentalmente in due sottoorganizzazioni, una dedicata al mondo dei grossisti e un altro dedicato invece al mondo dei canali che chiamiamo speciali, qualcun altro lo chiama il terzo canale, tra cui il vending, dove oggi insomma siamo ben rappresentati. Siete rappresentati, o meglio, siete presenti con due brand importantissimi. Quali sono? Allora, il marchio che prevalentemente distribuiamo nel canale vending è il marchio Ferrarelle, il marchio di casa. Stiamo avendo delle buone soddisfazioni anche con il marchio Vita Snella, quindi fondamentalmente lavoriamo con i marchi premium. Poi abbiamo anche delle interessanti sviluppi sui marchi che noi definiamo più da low price, sono marchi più regionali, quindi al sud lavoriamo con i marchi Natia e Sant'Agata, mentre al nord lavoriamo con il marchio Boario, proveniente appunto dall'altro sorgente che abbiamo a nord Italia. In più gestiamo anche un marchio internazionale, che è il marchio Evian, che a livello mondo esprime già le sue potenzialità nel canale vending. Stiamo tentando anche in Italia di percorrere questa strada. Diciamo che attraverso questa moltitudine di marchi siete presenti, non dico a macchia di leopardo, ma certamente con una continuità all'interno del mercato italiano nella distribuzione automatica. Quali sono i progetti per il futuro per Acqua Minerale Ferrarelle? I progetti per il futuro per la Ferrarelle S.p.A. Sono di diverso tipo. Innoviamo continuamente il packaging e di recente abbiamo innovato proprio in ambito formati dedicati al vending, quindi un formato molto più macchinabile rispetto al precedente. Innoviamo dal punto di vista del prodotto, abbiamo lanciato da poco un prodotto per il canale salutistico. Innoviamo nei processi, stiamo mettendo in piedi un progetto molto interessante di sostenibilità, un progetto di riciclo del PET, quindi le bottiglie di plastica una volta utilizzate vengono da noi raccolte, da noi riprocessate e viene prodotto PET da riutilizzare per fare di nuovo le preforme, per cui ridare vita a questo PET sotto forma di altre bottiglie di plastica. Questi sono i tre macro temi. Ovviamente noi continuiamo a lavorare anche nel senso di tutelare il paesaggio, di tutelare soprattutto la sorgente e l'acqua. Ne abbiamo parlato ultimamente proprio sul nostro portale di informazione vendingnews.it. Relativamente a questo ci vorrebbe veramente un'intervista a parte, perché sono talmente tanti i concetti che stiamo mettendo insieme. E il progetto della masseria delle sorgenti di Ferrarelle, il progetto legato al percorso che noi facciamo fare ai visitatori per capire come è fatta un'azienda che imbottiglia acqua minerale e come protegge il proprio patrimonio. Alfredo, noi avremo modo in futuro magari di proporre a voi di fare una visita guidata attraverso le nostre telecamere proprio per... molto volentieri, siete benvenuti e in quell'occasione insomma saremo orgogliosi di... anche perché è aperto a tutti, ecco, è aperto a tutti, oggi anche un consumatore può chiamare, prenotare la visita e venire a visita, non abbiamo da nascondere nulla. Bene, è una cosa che naturalmente vi fa onore. E allora parliamo dei formati dedicati alla distribuzione automatica. I formati sono Ferrarelle e Vita Snella da mezzo litro come gamma premium,
Come gamma low price lavoriamo con i formati sempre da mezzo litro e i marchi Natia e Sant'Agata al sud, Boario al nord, sia liscia che gasato ovviamente. E come formati super premium citerei il marchio Evian in formato o 75 Sport Cup o mezzo litro. Bene, allora direi che per il momento è tutto dallo stand della Ferrarelle. Sei stato di una precisione assolutamente invidiabile. Sei di una gentilezza come al solito estrema. Ma no, vieni qui, noi che facciamo informazione per gli addetti ai lavori della distribuzione automatica abbiamo la necessità di informare attraverso la voce dei players, la voce dei protagonisti del vending, tutti i nostri telespettatori che sono anche i lettori di bennynews.it, per fare in modo che ci sia informazione vera e non pettegolezzo detta dalla voce dei protagonisti, appunto, come dicevo prima. Alfredo Ascolta, allora noi ci vedremo prossimamente. Io ti invito a salutare gli amici di bennytv.it, mentre nel frattempo, immediatamente dopo, io fuggirò ad altro stand per cercare di carpire le ultime novità presentate e documentarvele naturalmente come al solito con questo microfono e quella telecamera. Ciao Alfredo, grazie. Ciao, grazie a tutti. Buon lavoro. Noi proseguiamo, non andate via.